Ciao a tutti, io sono Rodrigo e oggi siamo qui col mio iPhone 6 e che monta l'ultima versione di iOS 11, l'ultima beta, che non è più una beta, è la versione ufficiale, l'iOS 11 GM, ovvero Golden Master, che sarebbe la versione, diciamo, rilasciata prima per gli sviluppatori invece che al pubblico. Quella vostra per il pubblico, diciamo, per i comuni mortali arriverà al 19, oggi siamo qui al 16 settembre che sto registrando questo video. Quindi probabilmente quando vedrete questo video forse ce l'avete già in mano. Comunque vi faccio vedere la versione ufficiale, questa è la GM. Questi sono degli sfondi che caratterizza maggiormente la GM. E faccio prima una premessa. Come vedete appunto siamo arrivati ormai adesso, magari quasi tutti sapranno perché l'hanno fatto sapere i telegiornali su Skype, su Twitter, dappertutto. E su Skype, scusate, non su Skype, su, vabbè, dappertutto hanno fatto sapere ormai che sono usciti i nuovi iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. E, cosa dire su questo qua? Faccio una piccola parola. Vabbè, ovviamente iPhone 8 Plus non è che introducono grandi novità se non per processori migliorati, ricarica wireless, è un design un po' rivoluzionario con la scocca in vetro, però alla fine è uguale identico all'iPhone 7, 7 Plus, basterebbe cambiargli la scocca, alla fine non si nota tanto la differenza, le fotocamere sono quelle, la potenza un po' di più, però non tanto. Comunque sia, stavo dicendo appunto di iOS 11, in questi mesi da quando ce l'abbiamo è maturato tanto, infatti la prima beta, chi ricorderà il video come installarla, che adesso comunque sia non servirà più quel video là perché penso che il link non sia più giusto, mi hanno tolto il sito da cui l'ho preso, forse l'aggiornerò, forse no. Comunque su internet è facile trovare il link dove scaricare lo stesso profilo, se non l'avete scaricato per scaricare la GM. E semplicissimo aggiornamento software riconosciuto. Che cosa porta? Porta tantissime novità, ovviamente un look diverso. E stavo dicendo, è maturato tanto dall'ultima volta perché la prima volta se le maggiori funzioni non funzionavano oppure ci sono stati problemi. Adesso funziona tutto correttamente. Siamo arrivati alla parte finale. Ovviamente bug ce ne sono ancora, ma sono pochissimi e rarissimi da trovare. E nelle funzioni principali non ce ne sono. Che dire, dalla prima beta alla GM, questa qua, l'iPhone 6, il mio, sarà rallentato un pochettino di più. Si vede che forse peserà un po' di più, o forse sarà anche intasato l'iPhone, non lo so. Comunque, se segno questo rallentamento, però, che dire, mi trovo molto bene. E oggi sono fatti qui per farvi vedere com'è cambiato iOS 11. Come vedete, ovviamente c'è sempre il classico sblocco col codice, oppure si può sbloccare col Touch ID. Nel blocco schermo abbiamo sempre la funzione qua della vista oggi con le applicazioni recenti. Queste qua le potete personalizzare. Che dire, appunto. C'è questa nuova funzione qua che si può aprire con le notifiche, funziona alla stessa maniera. Se uno clicca un'app, ora può aprire impostazioni con Touch ID, quindi le notifiche dalla prima beta alla GM funzionano, sono attive, si può inserire il codice, l'emergenza o annullare. E che dire, funziona così, questo qua è uno sfondo. Stessa cosa, vedete, nessuna notifica meno recente perché funziona. Vedete, un piccolo bug adesso. Sblocchiamo l'iPhone. Ecco. Ci troviamo nella home, vedete su qua uno sfondo, che dire, tutto funziona alla perfezione. Ecco, questo è il centro di controllo nuovo di iOS 11 con i toggle in 3D touch, anche se l'iPhone 6 non supporta il 3D touch. Molto comodo perché si può attivare Bluetooth, l'hotspot personale, dati cellulari da qua, cosa che prima non si poteva fare. Il controllo per la musica, che ora funziona super bene con le nuove AirPods di Apple. Questa qua, diciamo, è una cover rossa, come quella del mio iPhone, vedete, è in tinta, e c'è anche quella dell'iPad rossa. E vi stavo dicendo, comunque, se vedete, adesso magari non so se si vedrà, questo qua, vabbè, sono le AirPods di prima generazione, però anche qua un parere. Quelle AirPods là non sono altro che le stesse AirPods, soltanto che hanno un case diverso, che permette la ricarica wireless. Quindi voi potete benissimo comprare anche queste qua, poi potete cambiare un case per poco più di 50 euro, 60 euro, non so esattamente il prezzo, ma a me non mi interessa la ricarica wireless per ora, quindi mi accontento di quelle. Vi faccio vedere un po' di informazioni sul dispositivo, ecco appunto, questo è il numero build, 15A372, che dovrebbe essere uguale a quella presente appunto sulla versione ufficiale dei comuni mortali. Facciamo anche uno speed test. Il wifi in questo momento prende tre tacche, adesso 5, comunque vabbè, il router è abbastanza libero. Andiamo adesso per far vedere come migliora il servizio delle antenne, intanto che fa lo speed test, vabbè, ovviamente il test è fatto su un iPhone 6, poi vedrò se riuscirò a portarlo su un iPhone 7 per farvi vedere, ma
Non sono sicuro, vedete 32, 33 comunque quanto prende più o meno l'iPhone 6 in questo punto della casa, lo sto registrando. Comunque si è calcolato io la fibra che in certi momenti proprio vicino al router mi fa 150-155 al massimo che mi fa. Però comunque abbastanza buono perché è quello che deve fare. Poi l'iPhone 6 adesso con la cover anche tutto normale, poi devo segnalare che a me c'è anche un piccolo problema all'antenna, comunque vabbè. Avete capito che comunque funziona abbastanza bene tutto, vi facciamo anche andare un benchmark, vi giro il telefono. Ecco, adesso qua. Vedete questo qua, noi facciamo not now, adesso facciamo un test di nuovo. Test again, si fa. Eccoci qua, vedete, potete vedere esattamente in real time. E questa qua è la musica, vabbè. Vi lascio vedere, vedete che comunque sia, non nego che non scatta. Vedete che scatta un pochettino adesso l'ultima versione. C'è qualche rallentamento. Diciamo che comunque anche il dispositivo non è aggiornato. Cosa con l'iPhone 7 ho provato anch'io, non funziona. Non fa così in questa maniera, però. Ecco, diciamo che è utilizzabile ancora appieno. Ecco, adesso vabbè, direi di lasciarlo qua per non perdere tanto tempo. Comunque è più o meno uguale in tutte le informazioni. Il consumo di batteria, vabbè, è tornato alla normalità rispetto alla beta 1. Ci sono stati dei miglioramenti dappertutto. Adesso l'accoppiamento con le AirPods funziona meglio. La prima beta non funzionava neanche. E la calcolatrice, vabbè, il design, i contatti, tutto sono cambiato. È stato un redesign, diciamo, il dock senza icone. Queste sono tutte le novità che conoscete già dalla prima beta, che poi anche su iPad si è migliorata tantissimo. Che dire, vi consiglio l'aggiornamento? Adesso in questo punto sì, ve lo consiglio, perché dà tante tante funzioni avanzate per i vostri dispositivi, ecco, e consigliato l'aggiornamento. Se lo volete avere prima, scaricate la iOS Software Beta Profile, tanto non ci sono più versioni beta che cambia il file system, cambia tutto, cambia il design, che ci possono essere dei bug. Le prossime versioni beta sono più leggere, in teoria non dovrebbero esserci problemi. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!